Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi e Pietro Smargiassi, hanno presentato la proposta di legge per il recupero e il reimpiego dei medicinali inutilizzati in corso di validità, con il fine di abbattere la spesa farmaceutica sostenuta dalla Regione Abruzzo. La Regione Abruzzo spende ogni anno 274 milioni di euro per rimborsare i farmaci di fascia A. Di questi, secondo una stima che abbiamo, il 7% viene gettato nell'immondizia, parliamo di circa 19 milioni di euro. Questa proposta di legge prevede la possibilità di raccogliere e riutilizzare i farmaci non utilizzati, appunto integri, e potrebbe far risparmiare a Regione Abruzzo fino a 3 milioni di euro l'anno. Una volta approvata la legge, la giunta regionale dovrà emanare una sorta di regolamento attuativo, coordinandosi appunto con tutti i portatori di interesse, soprattutto con le farmacie, i banchi farmaceutici, per appunto adoperarsi per la raccolta e la redistribuzione di questi farmaci.